Allora, io darei la parola a Gabriella, poi semmai potete dopo tirar fuori tutto quello che volete sapere in più. Lei ci aiuterà ad entrare proprio nello specifico dell'approccio pedagogico di questa, che abbiamo elaborato. Allora, grazie. Devo dire che il video che abbiamo visto mi facilita nella presentazione e salterei alcune cose che avevo preparato, che tra l'altro sono state anche efficacemente illustrate da Anna sulle motivazioni che ci hanno portato ad elaborare questo progetto e ad elaborare il modello pedagogico. Soltanto una piccola riflessione sul fatto che comunque la strategia europea sulla disabilità punta a migliorare l'inclusione sociale e tanto è stato fatto a livello europeo ed è stato fatto nei singoli paesi, sia a livello di politiche e sia soprattutto, devo dire, da parte di realtà operative come l'IPD in Italia, e quindi questo ha portato a un accrescimento della sensibilità e a un cambiamento anche di punto di vista rispetto alle persone con disabilità nella società, ma nonostante questo sappiamo benissimo che persistono modelli culturali di riferimento rispetto alla visione delle persone con disabilità e soprattutto alle persone con disabilità intellettiva in condizioni di gravità, che sicuramente fanno capire che c'è ancora molto da lavorare. La disabilità continua a essere oggetto di stereotipi, siccome una persona con disabilità intellettiva in condizioni di gravità è diversa dalla norma, è ovviamente considerata come anormale, non abile e quindi esclusa dal contesto sociale e quindi intrappolata entro rappresentazioni sociali. Ne abbiamo individuate alcune anche attraverso non soltanto l'analisi della letteratura, ma anche attraverso i focus group fatti con gli operatori in diversi paesi. Quindi c'è la concezione, la visione della persona con disabilità considerata sempre come un bambino, un eterno bambino, quindi che non sarà mai possibile considerare come un adulto. Il superstorpio, che questo fa parte della letteratura e quindi in genere è riferito alle persone con disabilità fisica, quindi il superstorpio perché? Perché è coraggioso, perché nonostante tutto, nonostante la propria disabilità riesce ad affrontarla e quindi è determinato e va avanti nella vita. L'infelice, grazie, perché scusate ma la mia voce è terribile, però ieri sera era peggio, quindi siamo stati fortunati, almeno io. Oppure l'angelo, quello che non ha bisogni, non ha bisogni sessuali, non ha bisogni, e quindi a cui non viene riconosciuto alcun bisogno. E quindi con il modello noi abbiamo cercato di sviluppare una diversa concezione, comunque di rafforzare la concezione della relazione con persone con sindrome di Down e altre disabilità intellettive gravi, che assuma come elemento centrale non la disabilità, bensì la dignità di ciascun essere umano. E questo è fondamentale. Quindi dicevo, c'è questa sempre maggiore sensibilità, ma molto spesso anche i servizi rivolti a persone con disabilità non hanno questa concezione della persona che sia in sintonia con questa crescente disabilità. In genere una persona con disabilità intellettiva grave non viene vista come una persona, come un cittadino, che quindi ha il diritto di appartenere alla comunità. Appartenere e quindi essere dentro, essere coinvolto nella comunità locale, nazionale, europea addirittura. E quindi ribadiamo il concetto: occorre pensare oltre il sintomo e oltre la patologia per vedere la persona. Quindi quello che noi abbiamo voluto cercare di fare con il progetto è invitare ad un cambiamento di prospettiva. Paola aveva trovato una vignetta bellissima che fa vedere. Che farà vedere, quindi non la anticipo. La batteria sta. Sì, non ti preoccupare. Vado avanti. Allora, in genere, questo riprendo il discorso che aveva iniziato Anna, in molti servizi rivolti a queste persone la dimensione della cura è intesa come
insieme delle tecniche di accudimento materiale, lavare, vestire, alimentare, eccetera. E molto spesso si lavora sulle tecniche di contenimento o sulle tecniche di gestione della persona. Però alcuni elementi importanti che sono l'essenziale, da lì il nome del progetto, però sono gli essenziali, ma non permettono questi elementi di farsi carico dell'altro come persona che va oltre la propria condizione di gravità, che ha bisogni esistenziali di riconoscimento e di relazione. Quindi il modello assume l'educazione come fattore imprescindibile per la costruzione di percorsi di autonomia, di capacità progettuale e di diritto di cittadinanza di ogni persona. Noi partiamo appunto, lo ribadisco, dal concetto che la persona con disabilità intellettiva grave è comunque una persona che va vista all'interno delle sue possibilità, delle sue potenzialità e quindi delle sue possibilità di autonomia, di capacità progettuale e di diritto di cittadinanza. Si rivolge per questo agli operatori, perché l'operatore è lo strumento fondamentale per lavorare in questa direzione. E quindi si rivolge all'operatore fornendo stimoli e strumenti per la riflessione sia individuale che collettiva, e un cambiamento di prospettiva, come dicevamo prima. E l'accento viene posto sulla centralità della relazione educativa tra persona e l'operatore, tra le due persone, quindi l'operatore oltre le tecniche che dicevamo prima e la persona con disabilità oltre la patologia. Nel concetto di educazione la dimensione relazionale è fondamentale. Non esiste, non può sussistere un processo educativo se non attraverso rapporti interpersonali e processi comunicativi, e questo ovviamente anche per persone, nei confronti di persone che hanno difficoltà a comunicare. Anzi, più le persone sono in condizioni di gravità e più hanno difficoltà a comunicare, ad esempio a livello verbale, o anche hanno difficoltà a comunicare e a far comprendere la propria comunicazione non verbale, e più questo è importante. La relazione che si stabilisce con la persona, con le singole persone, non è mai stabile, non va mai vista in modo statico, ma dobbiamo tener conto come presupposto che è un elemento esperienziale che è sempre in rielaborazione e mutazione. Si evolve, cambiano le persone crescono, si evolvono comunque, a volte invecchiano, a volte hanno un aggravamento delle condizioni fisiche, cognitive, eccetera. Quindi comunque, e anche l'operatore cresce, si evolve, si forma, invecchia, è stanco, è frustrato, e quindi per forza di cose la relazione cambia. E l'importante è essere consapevoli di questi mutamenti, e quindi noi dobbiamo partire dal fatto che il cambiamento di prospettiva nasce proprio dalla consapevolezza del mutamento, dalla necessità di elaborazione e di rivisitazione costante della relazione. Perché? Perché la differenza tra una semplice relazione tra persone e una relazione educativa è data dall'intenzionalità dell'agire educativo che l'operatore mette in atto per raggiungere precisi obiettivi di sviluppo cognitivo, relazionale, emotivo, affettivo, eccetera. E parlando dei mutamenti e parlando di quello che è essenziale, una cosa, un elemento essenziale è quello che accade all'interno dei servizi, le analisi delle equipe, le riflessioni degli operatori. Nel caso poi in cui gli operatori devono lavorare da soli, le riflessioni degli operatori sono ancora più importanti. I vissuti degli ospiti o delle persone, in caso di strutture residenziali o comunque delle persone con cui si lavora in altri servizi, devono essere tenuti vivi, sono tenuti vivi dallo scambio reciproco. Quindi dalla relazione che si riproduce, proprio perché sappiamo che si evolve. E quali sono le domande che ci si deve porre? Ad esempio, le prime sono: quanto quello che osserviamo dell'altro sta dentro di noi,
quanto rimproveriamo all'altro quello che non riusciamo a correggere in noi. Questo è un elemento fondamentale del sentimento di frustrazione e di impotenza di un operatore, ed è un elemento fondamentale sul quale riflettere. Quindi il modello vuole, ha cercato di fornire strumenti per decodificare e per tentare di rispondere a queste domande. E quindi, come dicevamo prima, è stato elaborato per consentire agli operatori di elaborare e organizzare il proprio sapere, quindi apprendere ad apprendere dalla relazione e dall'esperienza. L'esperienza è fondamentale e va valorizzata. Spesso non si riesce a valorizzarla perché l'operatore è molto spesso immerso nella routine. Come diceva l'operatore del video, la routine è un elemento importante perché comunque permette di lavorare, di organizzare il proprio lavoro, ed è un riferimento importante anche per la persona, per le persone a cui il servizio cerca di offrire delle risposte. Quindi non c'è un discorso di demonizzare la routine, ma nella routine, che è fondamentale, occorre operare sempre questa attenzione critica per capire quanto spesso o in alcuni casi l'elemento di routine rischia di soffocare l'evoluzione del rapporto o di bloccare alcuni cambiamenti positivi della persona. E quindi gli operatori, se si è in un contesto di equip, comunque l'operatore deve progettare costantemente il proprio agire educativo, partendo dalla propria esperienza e inserendolo nel contesto. Quindi bisogna avere un pensiero progettuale sui tempi medio-lunghi, che cosa si può fare insieme a questa persona, dove bisogna arrivare, dove si può arrivare e come possiamo procedere, e anche su quello operativo immediato. E qui abbiamo, c'è una concezione dell'operatore che è la consapevolezza dell'importanza, appunto, come dicevamo prima, del ruolo dell'operatore, non soltanto nel lavoro per qui ed ora, ma anche nel ruolo di costruttore sociale. Quindi può promuovere forme di emancipazione per se stesso e per gli altri. E quindi, ridefinire il concetto di cura, questo è stato detto anche sia da Anna che da Giorgia, come parte di una relazione integrante in grado di instaurare un rapporto di reciprocità. L'elemento importante della relazione educativa è la reciprocità, anche appunto se la persona è in condizioni di libertà, perché ogni persona è in grado di crescere e di svilupparsi. Quindi le caratteristiche fondamentali del modello sono, queste sono le più importanti, sono due, però poi in realtà ce n'è anche un'altra, che è quella della quotidianità, cioè dell'agire nella routine e di operare sulla routine. Una è la categoria dell'intenzionalità, quindi avere consapevolezza dell'atto educativo e avere consapevolezza di sé come persona, come operatore che opera dentro una relazione. E l'altra è la categoria dell'altruità o alterità, cioè capacità di comprendere l'altro nella reciprocità. Abbiamo cercato di dare un nome a questo modello pedagogico, cioè riguarda la pedagogia dell'occasione. Ciascun operatore si configura come a disposizione della persona nel momento in cui questa decide di coglierla. Più avanti nelle fasi, nella illustrazione delle fasi, vedremo cosa significa esattamente questo passaggio. Implica un processo educativo inteso come costruzione di spazi che attraverso il dialogo costruito insieme, dialogo ovviamente si intende in senso ampio, quindi con tutti gli strumenti comunicativi a disposizione, permettano di realizzarsi di potenzialità e risorse possedute e non il semplice modello di insegnamento dei modi. Anche questo l'ha illustrato bene l'operatore del video. Diceva, noi non dobbiamo accettare di essere semplicemente un modello che l'altro deve imitare e capire come agire, nelle relazioni sociali, ma dobbiamo essere l'occasione per lo sviluppo di potenzialità. Quindi il modello, poi voi lo vedrete nel CD, non intende
consigliare particolari attività. Questo all'inizio è stato forse anche un elemento di confronto forte con gli operatori, perché gli operatori tendevano in modo anche lecito, diciamo, a vedere delle tecniche, cioè a prendere delle nuove tecniche. Noi non abbiamo voluto fare questo, non perché non ci rendiamo conto dell'importanza delle tecniche. In realtà quello che è stato fatto finora nell'ambito della pedagogia è stato affrontare e approfondire la persona con disabilità, quindi capire come diciamo, tra virgolette, il funzionamento della persona con disabilità, e l'altro elemento è stato l'apprendimento delle tecniche, come contenere, come mobilizzare, come muovere, eccetera, eccetera. Sono entrambe cose importanti, però appunto esistono degli studi approfonditi anche molto, molto validi. Quello che non è stato fatto a sufficienza è stato appunto lavorare con gli operatori, sugli operatori, e fornire agli operatori degli strumenti e delle occasioni di riflessione di se stesso. Infatti si chiama, è un modello pedagogico, nel senso che è un modello che offre strumenti di autoriflessione e, possiamo dire così, di autoeducazione. E quindi il modello vuole sostenere e fornire strumenti all'operatore per lavorare nell'ambito delle attività quotidiane in modo specifico sugli obiettivi della relazione educativa. Quindi vuole aiutare l'operatore a raggiungere la comprensione delle dimensioni presenti nel proprio lavoro, una maggiore consapevolezza dei propri punti di forza e di debolezza, stimolare gli operatori a esaminare le loro abitudini, i loro pregiudizi, valorizzando comunque l'esperienza, e essere capaci di fare i conti con la propria esperienza lavorativa. Perché questo? Perché la dimensione relazionale nella quale si è immersi non ci permette di affrontare criticamente, di auto-osservarci e di capire che dobbiamo vedere, esaminare, analizzare la relazione sia con uno sguardo interno, perché ci siamo immersi e le emozioni sono importanti, i sentimenti sono importanti, e anche con uno sguardo esterno che ci permette di analizzare la situazione in modo un pochino più oggettivo. L'educazione richiede infatti un faticoso e costante lavoro di ricerca e riflessione, ed è questo che il modello richiede agli operatori: di guardare con sguardo nuovo al proprio lavoro, di riflettere sul proprio operato e di assumere una prospettiva diversa. Durante la sperimentazione alcuni operatori, soprattutto all'inizio, hanno fatto presente che il lavoro che avevamo chiesto di fare era un lavoro faticoso, comunque impegnativo, perché richiedeva sicuramente del tempo. Loro hanno dovuto applicare gli strumenti di auto-osservazione che noi abbiamo proposto e scrivere, quindi riflettere e trasferire queste riflessioni su questi strumenti e poi darcene un resoconto. Ed è emerso appunto la fatica che questo andava ad aggiungersi all'impegno quotidiano del lavoro che loro svolgono normalmente. Quindi noi siamo consapevoli dell'impegno che si richiede con questo modello, ma riteniamo anche che sia un elemento fondamentale acquisire la capacità di ricavare uno spazio di riflessione per se stessi, proprio per poter stare meglio all'interno della relazione, all'interno di un lavoro che è comunque faticoso e gratificante per certi aspetti, ma soprattutto tanto impegnativo, che comunque dà origine anche a degli elementi di sofferenza, perché comunque ti pone di fronte a situazioni di sofferenza. Allora, il modello funziona attraverso sei regole, sei assiomi della relazione educativa. Adesso io non so quanto, come siamo col tempo, vado tranquilla, perché sono un po' lunghetti. Comunque sono sei regole di funzionamento della relazione educativa. Devo dire che l'operatore del video è stato bravissimo, perché li ha citati in modo molto veloce, li ha spiegati trasferendoli poi appunto nella situazione. E quindi
cerco di non annoiarvi troppo, però comunque cerco anche di dare una spiegazione a queste regole. Una, la relazione allo spazio comportamentale, cioè in genere noi nel rapporto con gli altri vediamo, siamo all'interno delle relazioni comunque condizionati dalle nostre mappe mentali che abbiamo costruito vivendo nella società e quindi sono culturalmente determinate e socialmente determinate. Quindi le relazioni si giocano tra omologazione, cioè omologare l'altro all'idea che si ha, ad esempio all'idea che si ha della persona disabile, alla demonizzazione, l'altro è troppo diverso e incomprensibile, quindi è pericoloso e contagioso, e sì, questo è molto facile forse vederlo non tanto da parte di operatori che lavorano nei confronti della disabilità, quindi probabilmente non hanno questo tipo di visione, però se si pensa ad altre tipologie di utenza, questo è molto facile che possa avvenire, che a volte viene anche espresso in modo molto, molto aperto. E normalizzazione, cioè la rigida applicazione delle regole della routine che ostacola l'ascolto. La relazione educativa, a nostro parere, si trova al centro di questi elementi, nel senso che questi elementi ci appartengono. Noi giochiamo le relazioni all'interno di questi elementi, ovviamente il ruolo dell'operatore è quello di costruire una relazione educativa che sia consapevole delle nostre rappresentazioni, delle nostre pregiudizi, delle nostre paure, dei nostri timori, eccetera, e che sia più distante e che ci permetta di comprendere l'altro attraverso l'ascolto, l'attenzione e il rispetto. Dunque, nel modello, adesso sarebbe troppo lungo leggere tutte le storie che spiegano, che danno una spiegazione a questi assiomi, però nel modello voi troverete delle storielline che possono facilitare la comprensione, ad esempio, di questi assiomi. Per questo, per questo assioma, la storia è quella del gatto viaggiatore, che illustra molto bene, racconta, ve lo dico solo come titolo, racconta la storia di un gatto che sale su un treno per viaggiare e i personaggi sono una signora che dice ah, quanto è carino, sta aspettando il suo padrone, il controllore che vuole il biglietto, un altro signore che dice ma avrà le malattie, avrà le pulci, eccetera, eccetera, e un giovanotto che invece è l'unico che dice però lui sa che capisce quello che il gatto dice e lo considera, è l'unico che lo considera come una persona, comunque un soggetto che ha una sua dignità, che quindi sta viaggiando e non è né, non ne aspetta il padrone, eccetera, eccetera. Quindi è una storia che divertente, che insomma spiega molto bene qual è il ruolo della relazione, cioè attraverso l'ascolto reale e quindi la comprensione. Il secondo assioma. Ah no, dunque, durante la formazione abbiamo ovviamente letto la storia che vi ho appena sintetizzato e abbiamo fatto un'esercitazione e gli operatori hanno, è stato chiesto agli operatori di rispondere a queste brevi domande: come mi colloco rispetto alle persone con le quali ho una relazione educativa all'interno del triangolo, dove ritengo si colloca il servizio in cui opero, perché tra i vissuti e le emozioni degli operatori ovviamente c'è anche il sentimento e il senso di appartenenza o di non appartenenza che li lega al servizio per il quale lavorano. Quindi è anche importante capire come si sentono all'interno del servizio e se si sentono nella stessa linea oppure no. E quindi ciascun operatore deve essere consapevole dei propri stati d'animo e quindi deve assumere l'impegno di mantenersi sempre più distante dagli elementi. L'altro assioma, il secondo assioma, è la relazione dipende da me. L'altro per principio è sempre un soggetto autonomo e libero. A causa di questo principio, per attivare un cambiamento nel sistema io l'altro, nel sistema della relazione, non posso che intervenire su di me e cambiare io. Anche su questo c'è una storia che lo spiega, che è quella la rana e il bue.
erano i due. E anche su questo potete avere la spiegazione, e ci sono anche su questo, non ve la posso raccontare perché andiamo troppo in mappa, ma dice ve la posso raccontare, quindi non ha molto senso, però è il senso della riflessione con gli operatori, fatta con gli operatori, è di rintracciare nella memoria qualche episodio professionale in cui il nostro atteggiamento, il nostro comportamento nei confronti dell'altro è riuscito a cambiare le cose in una situazione che sembrava troppo statica. La relazione implica, il terzo assioma, un rischio unilaterale. Molto spesso il rischio è l'unica possibilità, occasione per l'incontro con l'altro, è la possibilità per un proprio cambiamento che in quanto tale può anche rendere possibile il cambiamento dell'altro. Queste azioni sono legate l'uno all'altro, in realtà sono un continuo, rappresentano un continuo, nel senso che servono a spiegare il funzionamento della relazione educativa, però non sono staccabili, diciamo, ma sono appunto omogenei e coerenti l'uno all'altro. Nell'approccio con l'altro occorre accettare di scoprirsi, di mostrarsi disarmati e indifesi al fine di invitare l'altro a fare altrettanto. Ovviamente un educatore professionista, un operatore professionista sa anche porre dei limiti a questo, e quindi sa anche difendersi da questo punto di vista. Ovviamente non si sta dicendo che bisogna essere totalmente indifesi nei confronti dell'altro, però accettare di modificarsi, di comunque attraverso il discorso della consapevolezza e dello sguardo riflessivo, di porsi come in grado di accettare il rischio della relazione, sicuramente è fondamentale. C'è anche su questo la storia della rana e dello scorpione, e la domanda è: ci è mai capitato di sentire l'inutilità della nostra azione? Nella relazione educativa con le persone che sono in condizioni di fragilità, persone con disabilità intellettiva grave, ma anche altre forme di fragilità, molto spesso si sente, l'operatore sente di fare un lavoro che può essere inutile, nel senso che comunque non c'è il cambiamento, non si arriva da nessuna parte, a volte si torna indietro, eccetera. E sono dei sentimenti importantissimi, perché non possono essere lasciati dentro il proprio cuore oppure rimossi e ignorati, devono essere comunque fronteggiati, perché bisogna esserne consapevoli, e sono anche dei sentimenti leciti, nel senso che però se vogliamo fronteggiarli dobbiamo comunque conoscerli, e quindi dobbiamo capire come li abbiamo fronteggiati e se abbiamo la possibilità di confrontarci in equipe su questo, perché questo è fondamentale. Prima parlavamo del superstorpio come rappresentazione sociale da parte di alcune persone disabili. A volte, spesso, l'operatore rischia di fare il superoperatore, cioè l'operatore che non ha bisogno, che non ha timori, che non ha fragilità. Invece dobbiamo essere consapevoli che siamo delle persone che hanno delle fragilità personali e che sono costantemente immerse nelle fragilità degli altri, per cui questo è molto importante, avere questa consapevolezza. E qui arriviamo al quarto assioma, che è la relazione a dei nemici, che sono paura, lucidità, potere e vecchiaia. Allora, ci sono state forti discussioni su questi, considerare dei nemici questi elementi, soprattutto sulla lucidità, perché la lucidità ovviamente è un elemento positivo in genere. Si auspica che gli operatori e le equipe siano lucide abbastanza da poter pianificare interventi e poterli gestire. Lucidità in genere qui è vista come un nemico quando è eccessiva, quando si traduce in un'eccessiva sicurezza e quando, quando diventa rigidità, e quindi per poter fronteggiare le difficoltà del lavoro con le persone in condizioni di disabilità, si pianifica tutto, quindi tutto è pianificato e non ci si sposta dalla pianificazione effettuata.
Quindi si diventa rigidi e non si permette alla propria componente emotiva, non si permette alla componente emotiva dell'altro di interagire con l'intervento pianificato. La paura è un elemento che ci può accompagnare costantemente, la paura di sbagliare, la paura di non comprendere l'altro, la paura di sbagliare l'intervento in un momento cruciale. Cioè la paura può essere, ed è anche questa fondamentale, perché se ascoltata e se soprattutto se abbiamo poi la possibilità di condividerla con gli altri, la paura è un elemento qui è vista come un nemico, come anche come provocazione, però è un elemento importante del lavoro professionale. Bisogna ascoltare la propria paura e capire da che cosa è determinata e quindi come cercare di capire come combatterla e come comunque fronteggiarla. Il potere, molto spesso noi siamo in una situazione, nella relazione educativa con l'altro, noi siamo in una situazione ovviamente asimmetrica in cui noi in ogni caso esercitiamo in qualche modo un potere, soprattutto quando abbiamo delle relazioni significative con la persona, con una specifica persona. Questa sensazione del potere può portarci anche a non condividere il nostro intervento con quella persona, con il resto dell'equipe, nel caso in cui l'equipe ci sia. E questo sentimento del potere può essere pericoloso, perché ci può appunto trasportare nell'ottica del super operatore che non sbaglia mai, che non deve sbagliare e che invece deve trasferire questo potere che noi abbiamo. Lo dobbiamo trasferire agli altri, cioè dobbiamo permettere agli altri di interagire e di anche guidarci. Noi dobbiamo anche affidarci, ad esempio, ai colleghi e condividere gli elementi dell'intervento. La vecchiaia qui è intesa non come l'operatore che ha esperienza, ma la vecchiaia come l'operatore che è stanco, che è stato troppo immerso nelle frustrazioni o nel lavoro rutinario e che quindi non riesce a trovare gli elementi che permettono di cambiare la situazione, di trovare nuove idee, perché molto spesso nel lavoro sociale, nel lavoro con le persone, a volte nonostante la pianificazione, nonostante il progetto eccetera, molto spesso c'è la necessità di avere delle idee nuove, quindi di trovare una soluzione anche relazionale che sia innovativa perché possa risolvere e modificare la situazione. Quindi è importante capire che questa riflessione nella mia storia professionale, questi miei amici hanno agito e come hanno agito e come stanno agendo anche. Nella mia relazione educativa con ogni specifica persona, quali sono gli eventi, le circostanze, i comportamenti che possono suscitarmi timore, ad esempio? In genere ce ne sono tanti. Poi magari se vi va potete fare anche qualche riflessione successivamente su questo. La relazione richiede una metamorfosi, è il quinto assioma. Nella relazione con l'altro occorre fare i conti con la propria esperienza per superarla, migliorarla, liberarsene se necessario, ma senza annullarla. L'operatore deve assumere l'atteggiamento del bambino che ricomincia ogni volta. Su questo fatto di ricominciare poi vedremo nelle fasi che molto spesso bisogna ricominciare nel lavoro con la persona proprio perché la persona ha bisogno di ricominciare ogni volta, ma secondo questa regola anche l'operatore ha bisogno di ricominciare in qualche modo valorizzando la propria esperienza e deve farsi cammello per farsi carico e sopportare il peso del contenimento della sua onnipotenza, il superoperatore. E qui arriviamo al discorso del ritegno, che era il discorso del gesto interrotto di cui parlava l'operatore del video, che è un elemento importante del modello. Il ritegno è lasciare spazio all'altro, fargli posto per permetterne l'esistenza, in quanto nella relazione l'altro va aiutato a realizzarsi come individuo, come portatore di diritto. E il gesto interrotto significa avere la capacità in determinati momenti di capire che è il momento per interrompere la propria azione e aspettare che l'altro vada nella direzione
che permetta il cambiamento, che può essere anche un cambiamento momentaneo, eh? Può essere un cambiamento della relazione importante in quel momento che forse non si ripeterà, però è importante consentirlo, perché comunque è importante per la persona. Nelle relazioni effettuate dagli operatori durante il testing, ci sono stati dei resoconti, degli eventi che gli operatori hanno raccontato e che riportavano lo stupore per cui in alcuni momenti delle persone considerate molto gravi, che erano considerate assolutamente non in grado di fare determinate cose, in un particolare momento queste persone avevano fatto quella particolare cosa. Adesso mi ricordo un sistema di archiviazione per una situazione eccetera. E quindi l'operatore era stupito di questo, e questo stupore va lavorato, nel senso che è fondamentale riuscire a stupirsi di una cosa del genere e non limitarsi a considerarlo come un incidente, ma forse non è stato un caso, lui non è in grado di farlo. Invece lasciarsi stupire e riflettere sul fatto che forse in quel momento si era creata una situazione tale che ha consentito alla persona di esprimere una propria capacità, questo è importante. L'ultima regola è un po' particolare. La relazione implica il tragico come categoria dell'esistenza, l'assunzione della responsabilità. L'operatore si assume ogni volta una responsabilità importantissima e spesso si trova solo a fronteggiare la situazione, perché lavorare con un'altra persona e lavorare sulle sue capacità, sulle sue non capacità, sulle sue paure, sulle sue emozioni richiede una responsabilità molto grande di cui spesso non siamo consapevoli, proprio perché forse ci fa anche un po' paura questa responsabilità. E quindi anche qui la soluzione sta nella consapevolezza. Siamo responsabili e dobbiamo cercare di trovare gli strumenti per fronteggiare questa forte responsabilità. Arriviamo alle fasi operative. Le fasi sono sostanzialmente due, la fase preeducativa e la fase educativa, che sono le due fasi fondamentali. Non sono sequenziali, nel senso che non è che noi iniziamo il rapporto con una persona in una fase proprio educativa e abbiamo l'aggancio, la presa in carico, poi passiamo alla fase educativa e dopodiché è finita, quindi la persona sta a posto, no. Dato che stiamo lavorando con persone con disabilità intellettiva grave, che probabilmente rimarranno persone con disabilità intellettiva grave, queste due fasi sono relative a un processo, per cui all'interno della relazione educativa queste due fasi si intersecano continuamente, quindi noi dobbiamo sapere che il processo è in continua modificazione, quindi è una spirale che modifica e adatta il nuovo al vecchio e il vecchio al nuovo. E quindi le fasi, le sottofasi, le azioni già realizzate spesso devono essere ripetute. Questo non significa tornare indietro o non significa dover dire bisogna cominciare da capo, questo non ha realizzato quello che noi pensavamo per lui e quindi è andato perduto tutto quanto. Noi siamo convinti che niente va perduto, però tutto si deve adattare ai tempi e alle modalità di sviluppo delle singole persone. Adesso non vi racconto tutte le fasi perché forse è un po' troppo lungo. Nella fase però volevo sottolineare alcuni aspetti. Nella fase preeducativa un elemento molto importante è l'invito, cioè avere la capacità di invitare l'altro costantemente nella relazione educativa. Non dare per scontato il fatto che essendo dentro il servizio la relazione ci deve stare e quindi stai lì, ma invitarlo continuamente sapendo che la persona può ritrarsi in continuazione, può essere necessario ritornare indietro sul discorso dell'aggancio, anche se è una persona con la quale lavoriamo da diversi anni. L'altro elemento è l'integrazione sociale. Nel modello c'è un passaggio che dice che la relazione educativa è tale quando si permette all'altro di camminare nel mondo con le proprie gambe. Allora,
probabilmente queste persone non potranno mai camminare nel mondo con le proprie gambe, va quindi intesa in senso un pochino più generale, e probabilmente ad esempio se sono dentro situazioni di servizi residenziali rimarranno lì per tutta la vita. Però questo non vuol dire che le persone non debbano essere inserite dentro un contesto sociale, perché ogni servizio è comunque dentro un contesto sociale e quindi bisogna lavorare perché vengano ricostruite o costruite le reti personali e sociali di queste persone. È necessario che il territorio sia consapevole del servizio, quindi il territorio possa stare, entrare dentro il servizio, e quindi bisogna fare in modo che queste persone possano vivere la loro dimensione di cittadinanza. L'elemento importante della relazione educativa è essere consapevoli che una persona con disabilità intellettiva in condizioni di gravità non è un bambino, come dicevamo all'inizio. Quindi questo l'abbiamo già detto, il modello richiede un impegno notevole, un aumento di consapevolezza e una maggiore cura di sé. Dedicare del tempo alla riflessione personale, a cercare di trovare il senso del proprio lavoro e della propria dimensione esistenziale nello stesso, fa bene a se stessi, fa bene alle persone con cui si ha la responsabilità della relazione educativa. Concludo con questa frase, però in realtà ce n'ho anche un'altra, così ve le regalo tutte e due. Fa attenzione a come interpreti il mondo, perché il mondo è come tu lo interpreti. L'altra è una frase di Gandhi che dice: sii tu il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. E credo che questa sia l'elemento forse portante del modello. Vi ringrazio per la pazienza. Grazie Gabriella, credo che il suo ruolo fosse il ruolo più difficile di questa mattina, perché sintetizzare in mezz'ora il frutto di un lavoro di riflessione e di formalizzazione è abbastanza faticoso, però credo che ci abbia dato degli elementi di comprensione. È chiaro che molti degli elementi di riflessione e di formalizzazione della relazione educativa che sono scaturiti da questo modello, uno potrebbe dire, valgono per qualsiasi relazione educativa con qualsiasi persona. Il problema è che però spesso quando ci troviamo di fronte a persone con disabilità e condizioni di gravità, questo ce lo dimentichiamo, e appunto la routine, il ruolo monodirezionale prende il sopravvento rispetto alle relazioni di reciprocità. Credo che il focus forte, l'attenzione forte che abbiamo cercato di dare sia molto concentrato in questa parola reciprocità, e anche questo invito forte a leggere dentro noi stessi. Non so se c'è qualcuno che vuole fare o delle considerazioni o delle domande sul modello, cioè non fate i limiti, il caffè ve l'abbiamo già dato, non vi posso offrire altro, però se qualcuno vuole fare un intervento è sicuramente gradito. Come sempre, come tutti i lavori di riflessione, non c'è mai una parola fine, no? Per cui qualsiasi contributo suscita nuove riflessioni ed è un accompagnamento per tutti, sia per chi sta da questa parte del tavolo che per chi sta di lì. Quindi se c'è qualche considerazione, volentieri. C'è il microfono. Mentre meditate il vostro intervento, che sicuramente arriverà, noi abbiamo rubato alcune testimonianze di operatori che sono stati coinvolti nella sperimentazione. Avremmo voluto avere qui alcuni di loro, non è stato fisicamente possibile, però questo ci ha portato a portarvi qui un po' di racconti sia di operatori italiani che di operatori stranieri. Allora abbiamo chiesto a due persone, Monica e Francesco, di leggerci quello che loro hanno scritto nei loro report, abbiamo tagliuzzato quella per darci un po' il senso di come hanno vissuto questa esperienza persone che sono state direttamente coinvolte. Allora, a tutti. Allora, dall'Italia Paola dice: il modello ti aiuta a trovare una vera relazione educativa. Allora, Marco dall'Italia sempre: il modello ti permette di analizzare e capire le varie situazioni in modi differenti, al di là della routine, e coinvolge l'operatore nell'autovalutazione del suo lavoro quotidiano.
Lucia dall'Italia, il modello mi ha dato un utile cibo per il pensiero, la mente e modelli operativi che possono essere applicati a varie situazioni per migliorare il mio lavoro e il modo di percepire me stesso. Esteban da Barcellona. Ho inconsciamente creato uno spazio di riflessione sui sentimenti che provo quando intervengo nei confronti delle persone con le quali lavoro. Mi sono posto varie domande e le ho condivise con il team degli educatori. Un altro operatore, Luis da Barcellona. Riflettere sugli aspetti relazionali del fatto educativo ha costituito qualcosa di nuovo per me. Non ero abituato a farlo. Ciò ha fatto affiorare alcuni aspetti che dipendono da me e dei quali sono responsabile. La riflessione mi ha portato anche uno strumento che può aiutarmi a migliorare le mie relazioni e la mia qualità professionale. Abbiamo bisogno di strategie, strumenti, risorse per sapere come conoscere e cambiare le nostre emozioni e sentimenti. Maria dall'Ungheria, il protocollo di autosservazione e le periodiche discussioni di gruppo hanno reso il mio lavoro nel centro diurno più facile ed efficiente. La mia consapevolezza è molto aumentata. Ora posso controllare molto meglio la mia relazione con le persone con disabilità intellettiva. Capisco, so interpretare molti avvenimenti che prima mi rimanevano oscuri. È anche interessante il fatto che riesco a riconoscere il comportamento e gli errori dei miei colleghi così chiaramente. Eva dall'Ungheria. Le discussioni sui casi durante le riunioni di equip mi hanno dato sicurezza e ho imparato come parlare e cosa pensare della relazione con le persone gravemente disabili dal punto di vista intellettivo. E infine Istvan dall'Ungheria. Abbiamo bisogno di più formazione e pratica sull'applicazione del modello. Dopo pochi mesi di sperimentazione sentiamo una differenza significativa tra gli operatori che hanno partecipato alla sperimentazione INV e quelli che non l'hanno fatto. Sono fiero di aver acquisito questa nuova competenza. Spero che il modello INV sia adottato in tutti i 14 servizi della formazione. Io volevo dire una cosa al volo, da operatore, infatti volevo dire non è una domanda, però alcune considerazioni avete fatto che molto spesso diamo un po' per scontato, mi hanno veramente aperto, non so quanti altri operatori come me, mi hanno aperto un po' la mente su alcune strategie che noi operatori utilizziamo in maniera consapevole, l'onnipotenza, la sicurezza di sé, quindi è stato veramente interessante. Ci sono altre considerazioni? Ovviamente immagino che magari, voglio dire, ci sono degli operatori che già avevano fatto proprio alcune di queste considerazioni della propria pratica professionale, sicuramente il lavoro del modello è stato anche proprio di dare, come posso dire, una cornice e un inquadramento più completo a tutto questo tema delle emozioni, che però secondo me è estremamente importante e ci tocca tanto nella persona con disabilità. Non so se... Scusa? Perché non ti si sente, scusami, non c'ho un microfono. O urli oppure vieni qui. Scusami, non ho un microfono senza filo. No, perché in realtà tutte queste cose che ho ascoltato io le vivo proprio praticamente, mi capita spesso di avere queste emozioni che non sai come gestire, tante volte non riesci neanche a trovare un modo, molte volte devo chiedere aiuto, ecco, perché mi capita sia disabile, ma io gestisco anche le persone anziane e in qualche modo lo applico anche agli anziani perché non è semplice, quindi è un qualcosa che prende un po' tutti i servizi sociali. Io credo che il problema sia proprio passare dalla percezione delle emozioni alla capacità di leggerle e di anche condividerle, perché per esempio una delle testimonianze lo tirava fuori bene, no? Come poi in fondo la possibilità di rileggere alcune tue emozioni in quelle situazioni e di condividere questa lettura con i colleghi e uno staff ti permette poi di trovare le strategie che a volte trovi sul momento, a volte hai bisogno, come si dice, di trasferirle più avanti. Volevi dire qualcosa? Volevo. Intanto sì,
sì, ribadire che il concetto di relazione educativa è il modello, quindi è trasferibile a tutte le tipologie di relazione educativa con le persone. Quindi ovviamente non è soltanto per la disabilità intellettiva grave. Anzi, il fatto che possa essere applicato a servizi per persone con disabilità intellettiva grave può essere applicato anche in altri contesti, sicuramente. E l'altra cosa che volevo dire è che appunto noi nel modello offriamo degli strumenti, il diario di bordo, il protocollo di auto-osservazione, anzi su questo ce ne abbiamo addirittura due. Uno è un protocollo che abbiamo elaborato noi, l'altro è una rielaborazione offerta dal partner spagnolo, e quindi c'è la possibilità di scegliere uno dei due da utilizzare. Il problema è che comunque non è tanto importante quale strumento usare, il problema è darsi gli strumenti e darsi il tempo per riflettere e per elaborare i propri sentimenti e magari possibilmente condividerli con gli altri. Questo è lo strumento fondamentale, la riflessione, l'autoriflessione e la condivisione con gli altri. Mentre Paolo Montrini qui, avevo chiesto a Giorgio Scivola se farmi vedere rapidamente il protocollo, si c'è qui. Ok. Ok, ce l'ha lei. No, volevo mostrarvi semplicemente il protocollo di auto-osservazione, visto che è uno degli strumenti che abbiamo citato più volte, forse è più chiaro se uno lo scorre rapidamente per capire di che parliamo. Ovviamente tutto questo materiale ce l'avete nel CD, eh?